Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di A Tutto Reality, appunto le mie tier list di A Tutto Reality. Siamo sempre qui su Tier Marker, appunto, per fare la tier list, appunto, di A Tutto Reality seconda stagione, cioè azione, appunto. Quindi adesso classificherò tutti i personaggi. Sono meno i personaggi, penso che sono 13. No, sono di più di 13. Sì, togliendo il conduttore. In teoria sì, sono 13. Ok? E adesso andremo a reagire. I migliori, gli ottimi, i buon personaggi, i mediocri, i pessimi. Ragazzi, dopo la serie di tier list a tutto reality ci potrebbe essere serie Star Wars o serie Harry Potter, non so, magari in futuro. L'unico problema è che ci sono 100 personaggi per ogni tier list. Lì, quindi è un po' difficile costruire un video, editarlo, crearlo, mandarlo su YouTube. Ci metto 50 ore solo a farlo, quindi vabbè, dettagli. Ok, ragazzi, adesso andremo subito a vedere la tier list. Sì, vabbè, vediamo. Beth, non si merita. Solo la metto qui solo perché appunto ha fatto quello che ha fatto e dopo vi spoilerò, perché questo video ci sono spoiler, quindi vi consiglio di vederlo, ma ci sono spoiler. Siate consapevoli che ci sono spoiler. Chef, che dai, è come sempre lì. Stessa cosa per Chris. Che Chris comunque sempre usa. Chef sempre usato, ma diciamo, sì. Diciamo, c'è una storia a parte. Magari vi faccio il riassunto di ogni stagione. Oppure anche qualcos'altro. Vabbè. Poi, Corny. Pessimo. Perché è pessimo? Courtney, che era tra i personaggi femminili preferiti miei della scorsa stagione, adesso è pessimo. Perché? Perché lei torna in reality perché ha vinto la causa per lo scorso reality e usa appunto i suoi avvocati per vivere meglio questa esperienza, tipo mangiando quello che vuole, avendo una casa privata, tipo, non mi ricordo. E comunque viziato, sinceramente, non viziato, però diciamo non mi è piaciuta. DJ c'è stata una sottotrama per lui che, diciamo, se c'entra con Chef, diciamo, non ha fatto il massimo, però diciamo ha fatto quello che doveva ed è un buon personaggio. Duncan, come sempre, lo mettiamo primo perché anche ha fatto un'altra cosa che vi dirò dopo. E perché Jeff e Bridget sono ultimi? Perché sono stati eliminati per primi insieme, quindi solo per quello. E Gwen, che prima era ottimo, adesso è un buon personaggio, perché non ha colpe. Che dopo ne parleremo. Anzi, facciamo subito Trent, che era suo ragazzo. Appunto, nella scorsa stagione si sono fidanzati, tra parentesi. E adesso Trent è impazzito. Allora Gwen elimina Trent, lo elimina dal gioco, lo lascia e allora a sto punto si allea con la sua squadra di Trent per eliminarlo. E a quel punto, perché Trent, diciamo, faceva vincere Gwen a tutte le sfide, ma alla fine, diciamo, Gwen si raccoglie e lo lascia. E poi alla fine, questo spoiler comunque, dettagli. E allora a sto punto Gwen dice all'altra squadra di eliminarlo. E allora a quel punto viene eliminato. E Gwen ha detto che per non avere un grande karma se ne va la prossima puntata autovotandosi. Ok, ho detto tutto praticamente. E Trent non mi è piaciuto perché è diventato pazzo e ha influenzato la stagione di Gwen. Quindi solo per questo. E anche perché è diventato pazzo ed è uscito abbastanza presto. Harold tra gli ottimi perché diciamo è durato abbastanza. Gwen, Heather comunque tra i buoni personaggi perché comunque il suo lo fa sempre e perché diciamo non è arrivata fino alla fine. Se fosse arrivata tra i primi l'avrei messa qui, ma ha fatto quello che ha fatto ed è tra l'altro è pelata. Vabbè, vedremo nei riassunti, prossimi riassunti che vi farò vedere. Easy, che stavolta è diventata troppo pazza. Ragazzi, qu questa classifica ci sono più pessimi che tutto il resto. Davvero? Madonna, vabbè. E poi che
Diciamo, è troppo pazza, dai. Puoi mettere questa che si fa chiamare due nomi, una che esce ed entra nel reality come fosse casa sua, non so. Diciamo, è troppo pazza in confronto alle altre stagioni, anche nelle prossime stagioni sarà relativamente pazza. Quindi passiamo al prossimo. Jeff, se lui non mi ricordo. Non mi ricordo mai i nomi, vabbè. Vabbè, con la J, boh, non mi ricordo il nome. Lo metto tra i primi perché lui è durato di più. Ha saputo gestire, diciamo, la sua bellezza. Perché dicevano tutti che era bello. Poi, non so, la grande bellezza che ci vedete in lui, però. Dettagli, va bene. E quindi a quel punto è riuscito ad arrivare tra i primi. Ovviamente non tra i primi due, primi tre, primi. No, è arrivato quarto, quinto. Va bene. Non mi ricordo ancora il suo nome, mi dispiace. Ciao. Ok, ti mettiamo comunque tra i migliori. Leshana, che era una tra i miei migliori, adesso arriva a mediocri. Perché? Perché tenta di fare alleanze con Duncan, tenta di fare qualcosa, non ci riesce mai. E mi dispiace perché era tra i personaggi migliori. Lindsay la metto tra i migliori personaggi. Perché? Secondo me Lindsay ha fatto un grande reality perché prima, nel secondo reality, dicevo che non aveva mente, non era intelligente, in poche parole sì, è vero, perché l'hanno fatta passare totalmente senza cervello. E quindi allora in questo reality dimostra di essere con un minimo di cervello e quindi la mettiamo comunque tra i migliori, non penso sopra Duncan, ma tra i migliori, forse ottimi, migliori, vabbè, migliori. E basta. Owen, sinceramente, non è stato un personaggio molto buono. Perché io penso di metterlo tra buon personaggio e mediocre. Ma ti metto mediocre. Perché è uscito relativamente presto per problemi fisici. No, perché quando è entrata Courtney non la potevano votare. E hanno votato. Vabbè, dettagli. Poi nei riassunti magari metterò anche questo. Allora ragazzi, appunto Owen poi è ritornato anche per cercare di mettere zanzania, ma alla fine non c'è riuscito ed è uscito per terzo. Vabbè, adesso ve lo posso dire, i vincitori del reality in Italia, lei. E non è giusto, perché in Italia si vota sempre più buono. E invece in America un finale alternativo vince Duncan. Secondo me, giustamente, doveva vincere Duncan anche in Italia. E invece no, invece in Italia ci vogliono male. Perché si meritava dopo anni e anni di vabbè, stagioni di sofferenza che arrivava sempre lì quasi per vincere. Glielo vince in faccia, Betty, in Italia. Che tristezza. Va bene, ragazzi. Nel prossimo video andremo a vedere a tutto reality il tour. Vabbè. Ok, adesso andremo subito. Basta, non c'è più nulla da dire perché sto dicendo adesso, vabbè. Ragazzi, per questo video è tutto, lasciate like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi altri video. Ciao!